Sarà inaugurata il prossimo 13 ottobre, alla presenza del Presidente della Regione Luca Ceriscioli, la 55esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant'Angelo in Vado. Appuntamento enogastronomico che punta a offrire un'esperienza diversa ai propri visitatori. Non solo l'eccellenza e la flore sublime di Sua Maestà Tuber Magnatum Pico, ma anche un percorso fatto di arte, archeologia, cooking show, motori, mostre e installazioni che puntano alla valorizzazione dell'ambiente, alla contestualizzazione di uno straordinario e inimitabile prodotto della terra. Seconda solo ad Alba per anzianità, la Mostra di Sant'Angelo cerca sempre di lanciare messaggi che vanno oltre la semplice degustazione, proponendo un vero e proprio modello turistico che ruota attorno alla trifola. Tartufo delle Marche come brand unico che supera i campanilismi, tartufo tutto l'anno per valorizzare le 9 varietà che si raccolgono da gennaio a dicembre, le strade del tartufo come una rete che distribuisca i turisti nell'entroterra, la vera area di sviluppo per l'accoglienza del futuro. Una mostra in grado di riconsegnare quelle che sono le esperienze a partire dal momento in cui nasce sottoterra, nel momento in cui lo si va a trovare, nel momento in cui lo si vende, ma nel momento in cui lo si gusta. Questa è la volontà. Poi perché venire a Sant'Angelo rispetto ad altre piazze? Perché noi abbiamo dato un taglio diverso, una mostra che punta sulle differenze, le differenze che fanno la differenza. Ed è qui che, se verrete a trovarci a Sant'Angelo in Vado, troverete delle piazze ricreate come se fossero dei luoghi intimi. Un giardino che ci deve riconsegnare le passioni del nostro territorio attraverso presentazioni di libri, musica, attività. Un bosco dove il luogo viene ricreato, un pezzo di tappeto dove ci saranno simulazioni di cerca al tartufo, una via di frutti antichi, questo per far capire che la nostra storia è una storia contadina, lontana, fino ad arrivare alla piazza principale, il cuore degli eventi. La Mostra del Tartufo durerà per altri 3 weekend fino al 4 novembre, potendo contare anche sull'appoggio di Confcommercio, che sta promuovendo Sant'Angelo in Vado nel mondo, dal Canada alla Russia, passando per il fico di Bologna. La Mostra del Tartufo è in grado di mettere in relazione il tartufo con il territorio, il tartufo con l'ambiente, il tartufo con la cultura. Voglio solo ricordare alcuni appuntamenti: sabato 13 il concerto di Stefano Ligi, che è un cantautore, un cantante del nostro territorio; domenica 28 abbiamo la consegna del Tartufo d'Oro con la presenza di tanti personaggi e star televisive, tra cui la nuova Miss Italia marchigiana.